17 dicembre inizia da stasera il Natale delle Meraviglie con l'accensione delle luminarie del bellissimo albero di Natale che è proprio alle nostre spalle. Sarà un mese di dicembre, io mi auguro, all'insegna del divertimento. Cercheremo di attrarre quanto più persone possibile, perché Agropoli si presta proprio in questo periodo a diventare sempre di più la città dell'accoglienza. Stasera accendiamo l'albero, un albero musicale, quindi una novità per le nostre luminarie, perché è una novità che abbiamo introdotto quest'anno, che mi auguro veramente vi piacerà tantissimo. E comunque vi anticipo, insomma, che quasi tutte le sere avremo eventi diversi per cercare di rendere viva la nostra piazza. L'obiettivo, come ci siamo sempre detti, è quello di far vivere il nostro centro storico, far vivere Piazza Vittorio Emanuele, far vivere Corso Garibaldi, e quindi con eventi che si seguiranno di continuo cercheremo, insomma, di fare in modo che la passeggiata in piazza sia nuovamente piacevole. Questo è il nostro obiettivo finale. Abbiamo organizzato dei percorsi enogastronomici, dei mercatini di Natale e tanti, come ho detto, eventi collaterali, sia in termini di spettacolo che di concerti che di eventi. Naturalmente questo culminerà con il concerto del primo dell'anno con Anna D'Angelo. Da un primo impatto sono positive, nel senso che anche mi piace il corso come l'hanno fatto, semplice però ricco. L'albero ha delle funzioni molto gradevoli e poi vediamo se questi mercatini di Natale, che a me non è che piacciono molto, ma se servono a far venire persone qui di un certo, cioè un gruppo di persone molto molto ampio, allora vanno bene i mercatini di Natale. Poi mi sa che quest'anno riprendono il presepe vivente, questo è molto bello, molto importante, perché questa è una tradizione ricchissima che si è perduta negli ultimi 20-25 anni in città, quella dei figuranti. I primi sono stati gli agropolesi nel 1977. Buon Natale a tutti quanti voi e che sia davvero un Natale che possa portarvi nella strenna tante soddisfazioni. Come le sembra questo Natale 2019 ad Agropoli? Piacevolissimo, si sta insieme, tutto quello che aggregarsi è piacevole. Questa novità dei mercatini, l'albero musicale. Mi piacciono perché ti aiuta l'umore a star su, e queste casette sul percorso principale, bello. E poi che c'è anche da mangiare, questa è stata una buona idea. Infatti, basta con i regalini, si deve anche mangiare. E passeggiando nella centralissima piazza Vittorio Veneto abbiamo incontrato un cittadino di Agropoli. Perfetto. E a lui chiediamo questa accensione dell'albero di Natale, quindi con il là del Natale 2019 ad Agropoli, che cosa ne pensa? Ma sinceramente le trovo abbastanza consone al Natale che sta in procinto di arrivare, pertanto è un qualcosa che attira un po' di gente e serve al territorio di Agropoli. Bisogna continuare, diciamo, su questa linea, fare delle cose come si stanno facendo per far sì che l'economia e la gente si diverta in un modo sano e sincero. Come vi sembra questo albero gigante? Mi trasmette una grande emozione perché fa sentire l'aria del Natale e mi piace tanto. Mentre Elena, qual è il tuo pensiero? Mi fa venire felice perché l'aria del Natale mi sente felice. Ma lo sapete che c'è Babbo Natale sul castello? Sì, ad Agropoli? Io ci vado con la scuola. Io sono andata l'altro ieri. Quanto ti è piaciuto? Mi è piaciuto tantissimo, abbiamo scritto la letterina, tantissimo. Ciao Cilento Channel! E siamo in compagnia di Mario, un giovanotto di Agropoli che si trova qui per l'accensione delle luminarie. Senti, ma questo albero di Natale quanto ti piace? Tantissimo. E che cosa ci trovi di bello in questo albero? Ci trovo le luci perché sono belle. Buon Natale! Buon Natale a tutti quanti!